quanto conta l'ecosistema nel quale siete inseriti, no? Tu hai detto questo è un sistema che è nato a Como all'inizio per servire Como. Immagino che tutto questo abbia generato anche attorno a voi un sistema di aziende preziosissime che sono i vostri fornitori. È davvero così delicato questo sistema e soprattutto lo vedi vivo, vitale, continuerà ad affiancarvi nei prossimi anni? Sicuramente, allora il problema lo vedo più non tanto dal punto di vista fornitore ma quanto dal punto di vista clienti, perché il problema, diciamo, ecologia, il problema dell'ecosostenibile, tutti questi problemi sono molto legati al tessuto e a come lo si lavora, più che alla ai materiali che noi utilizziamo. Allora, i materiali che noi utilizziamo, tanti materiali sono stati eliminati a fronte di altri, però diciamo che principalmente noi utilizziamo acciai, ferri, materiali ferrosi che diciamo non sono inquinanti, e non esistono materiali all'interno delle nostre macchine che abbiano questo tipo di problematiche. Al contrario, appunto, dicevo, invece è molto importante la lavorazione che noi andiamo a fare sulle macchine. È sempre una questione di equilibrio. Allora dobbiamo ricordarci, secondo me, che è molto importante capire anche, oltre alla parte ecosostenibile, anche a un discorso, diciamo, di tecnologia e di esperienza. Più si rende semplice un prodotto, più questo prodotto subisce una problematica relativa al costo con cui lo si va a portare a termine. E voglio dire, incide moltissimo la manodopera. E il know-how, noi siamo molto forti. Quindi, e in queste strategie, secondo me, bisogna anche stare molto attenti, perché prendere una strada della semplicità, solo perché è semplice, ti porta poi anche ad un problema che diventa, secondo me, molto difficile da affrontare. Quindi, più cerchiamo di sostenere un livello dove l'esperienza fa la differenza, e più l'Italia continuerà ad essere il numero uno riferimento.